Vi aspetto l'11 dicembre, mercoledì, alla Feltrinelli di Ferrara per presentare il mio ultimo libro, Ferrara nell'occhio del gigante. Mi raccomando, alle ore 17:30. Ciao! Sono partito da un qualcosa di piccolo, come i battenti e le maniglie dei portali e dei portoni del centro cittadino, in una Ferrara degli anni 70, quindi già un bianco e nero è una cosa che rende molto suggestivo e particolare quel tipo di immagini che ho proposto con questo secondo libro. Il concerto di Soul and Blue Art, Andando Vivendo, il 29 settembre alla Sala Estense. E, diciamo che oggi, sia ieri che oggi, siamo presenti al primo festival APS, che è delle associazioni di promozione sociale, che è tenuto nel giardino delle Duchesse. Vorrei un applauso per voi e anche per noi che abbiamo visto. Anche esatto, il tuo amico, collega, sì, associato. Certo. Ed è Alessandro Bersanetti. Allora, Alessandro, intanto buon pomeriggio, grazie buon per pomeriggio. Essere con noi. Alessandro Bersanetti, prima chiedevo ad Alessandro, dico, come possiamo definirti? Abbiamo, diciamo, estrapolato la parola creativo, ma in realtà forse creativo è un po' riduttivo e molto vago. Quali sono appunto le attività che ti vedono protagonista anche oggi? Ma diciamo che quello che mi piace fare è lavorare con dei materiali, come possono essere appunto in questo caso, sono delle paste sintetiche che poi colorate, che poi si cuociono. Ecco, e ecco, infatti aspettavo l'inquadratura. Stavo vedendo un piccolo Mariotti realizzato da te, giusto? Sì. Michael Jackson quando era stato realizzato? Ma questo è abbastanza recente, l'ho fatto circa un mese e mezzo fa. E anche quello lì ho dovuto prendere tante foto da internet, mi sono documentato, ma il problema è che su internet ci sono tantissime foto e ogni foto è completamente diverso, al di là delle operazioni che era una attaccata all'altra, per cui continuava a cambiare fisionomia. Ancora la campana, forse no, è svolta.
nascono da quei roghi. Avete presente quei bei roghi naturali e sani? Quei roghi che solamente i miei vecchi, cari, amici inquisitori erano capaci di organizzare. Ma purtroppo, ahimè, da quanto ho saputo, oggi cose naturali non esistono più, purtroppo, e mi dispiace. Comunque, visto che questo fumo si è dissolto ormai, posso passare alle presentazioni come dopo, allora signori mi presenterò. Io sono Girolamo Savonarola. Una voce chiara si affaccia lentamente, offre la visione di grandi bolle bianche, la gente che le ama, in un nuovo giorno, una nuova festa, oggi come ieri, non ci sono segreti, le stelle apparenti. Giusto, Dino, cominciamo da te in quanto presidente di Impulsi Sart, un libro e anche un concerto che ci sarà molto presto. In effetti, diciamo, l'evento del concerto nasce proprio grazie all'idea del libro, un'idea di un libro diario più che altro, che è stata suggerita e iniziata da Umberto Milani per festeggiare i primi cinque anni di attività dell'associazione Impulses Art qui di Ferrara. La grande città, senti la vita che se ne va. Risveglio la grande città, senti la vita che se ne va. Thank you very much. Okay, the next song we'd like to do, and it's called Help. Yeah. 1, 2, 3, 4. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Can't you see? Can't you see?